30 novembre, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. È Dio che chiama coloro che dovranno compiere la sua opera di salvezza, redenzione, giustificazione, liberazione. È Dio che personalmente dal cielo fa udire la sua voce e invita a seguirlo. Non c'è vocazione nell'Antico Testamento se non da Lui. Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare». Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: «Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra». Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betele non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese e mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele». Gesù si inserisce nella vera tradizione del Padre. Come il Padre, anche Lui si accosta agli uomini e li chiama. Non solo li chiama, li fa anche, li crea. Ogni vocazione infatti è vera, nuova creazione di Dio. Anche nella vocazione Gesù si rivela in tutto uguale al Padre, in nulla differisce. Il Padre chiama e crea, il Figlio chiama e fa. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò.
ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù chiama Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama e annunzia loro che da lui saranno fatti pescatori di uomini. Verranno creati da lui veri pescatori di uomini. Senza questa sua perenne creazione, quotidiano fare di Gesù Signore, nessun chiamato potrà mai pescare uomini. Questa verità dovrà essere cuore e mente di ogni chiamato. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, dateci la vera fede in Gesù.